Ciao. Eila, buongiorno. Ciao Sara, ciao, Ciao, come stai? Bene, stai? Io bene, grazie. Tu mi senti? Perfetto, ti sento benissimo. allora siamo a postissimo. Benissimo. Io farei una piccola introduzione su cos'è il format di Give Me 5 Minutes. Però qua ho un piccolo problema tecnico. In effetti eri scomparsa. Sì, e poi iniziamo un po' a presentarti. Allora, abbiamo pensato a questo format, Give Me 5 Minutes, per stare un po' accanto alla nostra community. Io sono Sara di Marketers Academy e in questi giorni, in queste settimane, ma anche in questi praticamente 2 mesi, abbiamo iniziato a fare questo percorso insieme proprio per un momento di dialogo, di confronto su cosa sta succedendo ad oggi nel mondo, cosa sta succedendo nelle aziende, nel mercato del business, anche in questo periodo di difficoltà. Quindi in queste varie serate siamo andati a intervistare professionisti, persone che vivono in prima persona il marketing e il business, in agenzia e in azienda, o anche ruoli un po' come quello di Sebastiano che adesso andiamo a presentare. Faremo un'intervista di circa 5 minuti con delle domande mirate, poi le persone che stanno partecipando alla diretta possono benissimo fare delle domande che vedremo insieme a Sebastiano per se avete altre curiosità o qualcosa da approfondire rispetto a quello che andremo a dire. Bene, allora, l'ospite di questa sera è Sebastiano Zanolli, un nostro super amico marketers che collabora con noi da tanti anni. È manager, advisor, autore e speakers, ha lavorato e lavora per tante grandi multinazionali, ha lavorato per Adidas e ha scritto anche numerosi libri, tra cui La grande differenza, ma anche la sua ultima pubblicazione, Alternative. Ciao Sebastiano, di nuovo benvenuto e grazie mille di essere con noi ancora. Ciao Sara e ciao a tutti quanti gli amici di Marketers Academy, giustamente. Bene. Beh, io direi un po' come stai? Come stai passando queste settimane? Io ho visto che sei molto attivo tra interviste, webinar ed altro, e quindi un po' raccontaci come sta andando e come anche un po' hai rivisto un po' il tempo in funzione di questa possibilità, possiamo anche chiamarla così in modo positivo, di rimanere a casa. Sì, è un periodo strano, no? È un periodo davvero che nessuno di noi ha mai vissuto, ma credo che nessuno abbia mai vissuto proprio un periodo così, perlomeno delle generazioni viventi, di sicuro nessuno. Ma sai, mi permetti solamente di dare un secondo per ricordarci che noi tutto sommato siamo caduti dalla parte buona se siamo qui a discutere di marketing e di cose di questo genere. C'è un sacco di gente che sta probabilmente davvero male, gente davvero preoccupata, gente che si sta sbattendo per garantirci i servizi essenziali. Quindi mi sono fatto un po' una croce sul cuore in questo momento di dare 5 secondi di attenzione, di focus su questo. Detto questo, che è, diciamo così, doveroso secondo me, e per il Assolutamente. resto io ho organizzato dopo i primi 2 o 3 giorni, della verità, perché i primi 2 o 3 giorni sono stati davvero confusi, non abituato a questo tipo di vita, no? Io per mestiere sono sempre in giro, vai avanti, fai un miliardo di chilometri e tutto un tratto sei fermo e devi riorganizzare la vita. Però diciamo che dopo 2 o 3 giorni, siccome io per mestiere di solito vado in giro a ragionare con la gente, a parlare con la gente di come si sta dritti sulla schiena anche in tempi cupi, ho pensato che se non davo un buon esempio sarei stato un pessimo esempio, no? Di quelli che predica bene e razionala male. Quindi quando dici sei molto attivo, è una decisione proprio, una decisione presa in maniera razionale, quella di essere attivo, perché questo è il momento in cui essere attivi. Siamo tutti quanti fenomeni quando le cose vanno bene, no? Il punto è essere fenomeni quando le cose non vanno bene, e quindi è per questo che mi vedi molto attivo. Bene. Anche noi siamo sempre attivi, siamo sempre stati attivi Ho durante visto. questi anni, anche siamo ancora più attivi e abbiamo cercato di sfruttare al meglio il tempo facendo quello che sappiamo fare meglio, quindi un po' Ho parlare visto, ho visto. di marketing, no? Ho visto ed è bello che lo facciate voi che siete così giovani, perché non vorrei sembrare di farla anziano, però è molto bello vedere che chi è più giovane abbia tutta quanta questa voglia di fare, anche quando potrebbe tutto sommato dire, beh, sai, è un periodo così, rallentiamo. Invece è una bella cosa.
Certo, io ti direi che iniziamo con i nostri 5 minuti per fare delle domande un po' mirate. Certo, volentieri. Oggi è il 1º maggio e quindi anche quando ci siamo sentiti con Sebastiano l'altro giorno abbiamo detto ok, sfruttiamo questa giornata, parliamo anche del lavoro, della giornata dedicata ai lavoratori. Quindi direi di iniziare un po' con la mia prima domanda riguardo al post che hai pubblicato anche oggi nel tuo blog, un post dedicato al 1º maggio e al lavoro. E quindi hai detto una frase che mi ha colpito molto, magari ce la vorrei approfondire su questo. In un mondo in cui il lavoro è diventato quello di inventarselo il lavoro. Quindi spiegaci meglio cosa intendi con questa frase. Ah, non so, sai, perché ragionavo tra me e me su questo fatto che in questo momento sono cambiati talmente tanto i paradigmi dell'economia che, parlo per gran parte di noi, è evidente che alcuni sono rimasti stabili, ma stiamo parlando dei macro temi, sono rimasti stabili, cioè i macro fondamenti sono rimasti stabili. Quindi poi non so come si compra il petrolio, come si comprano le materie prime, vabbè, l'agricoltura come concetto è rimasta stabile, l'industria è rimasta stabile, ma nei suoi concetti fondanti, però da lì in poi l'arrivo di questi prodotti, merci, semilavorati, lavorati, servizi sul mercato adesso è totalmente in discussione. Totalmente in discussione perché cambiano le priorità, i bisogni, le abitudini, le attitudini. E sai, che ne so, io parlo. Facciamo per me, per esempio, io lavoro molto con le aziende, faccio da advisor, fai formazione, fai speech. Questo tema della mancanza di possibile socializzazione in persona, tanto per dirne una, cambia totalmente i paradigmi. Quindi il mio lavoro non è che in sé non ha più una ragione d'essere, però va reinventato da un punto di vista della distribuzione e diciamo così, della erogazione e anche della fruizione, che non è poca cosa. Oltre a Certo. questo, sempre parlando del mio lavoro, cambia anche più intimamente. E quando dico cambia più intimamente, intendo dire che in un momento in cui le persone cominciano ad avere tantissimo tempo per poter approfondire, chi ha voglia di approfondire sostanzialmente fa anche il mestiere che fai tu, perlomeno per la parte di ricerca. Quindi a te rimane una parte di elaborazione e anche di riflessione e di messa a terra delle idee che magari sì. Non hai sempre fatto o hai fatto in maniera parziale. Quindi Bisogna un io po' parlo. studiare tutto il ragionamento, proprio vivere in modo Esatto. diverso. Esatto. Adesso io parlo del mio perché così lo conosco bene, però in questi giorni sono in contatto con realtà diverse che vanno da associazioni di categoria piuttosto che a negozianti, commercianti, industrie metalmeccaniche diciamo così, di costruzione di macchinari e tutti quanti a modo loro stanno cercando di reinventare il loro lavoro. Ecco perché il giorno del 1º maggio mi è venuto da pensare che tante persone mi hanno scritto moltissime persone in questi giorni, perché giustamente questo è un po' il mio mestiere, sono visibile, quindi la gente mi dice: ma tu mi dici la tua, io faccio volentieri fin dove posso, insomma, e per quello che può valere, insomma, la mia parola, però cerchi di dare delle interpretazioni e noti che la difficoltà adesso, prima ancora che trovarlo, un lavoro, è capire come è fatto il tuo lavoro. Quindi questo volevo dire, reinventarlo. È complicato. Pensa a quello che stiamo facendo io e te in questo momento, no? Questa cosa qui che facciamo con una facilità e ci metti in contatto con tantissime altre persone, fino a un mese fa non era così usata come adesso. Però in un istante noi riusciamo a farla. Questo vuol dire che qualcuno che prima lo faceva in maniera strutturata di professione e che contava su una scarsa competizione, adesso si ritrova in un mare magnum di interviste e anche questa persona dovrà reinventare il suo lavoro, arricchirlo, specializzarlo. Ecco, per quello dicevo. Tipo, esatto, assolutamente sì, mi collego un po' a questo, per farti una domanda un po' più focus sulla leadership. Io so che tu parli tanto di leadership, ne hai discusso molto, mi ricordo un tuo articolo la leadership al gusto puffo. E collegandomi un po' a tutto a questo periodo storico, piuttosto a quello che abbiamo appena detto di reinventarsi il lavoro, come devono cambiare, o come cambieranno dal tuo punto di vista, i leader di oggi, praticamente che sono già i leader di questo periodo particolare, come bisognerà un po' reinventarsi
nei confronti sia dell'organizzazione, sia dell'organizzazione aziendale, ma anche proprio nel rapporto con i collaboratori e un po' come far fronte a tutte queste, questo mondo che possiamo dire che è cambiato un po', no? Sara, tu mi stai chiedendo di come ipotizzo io che stia cambiando o di come vorrei che cambiasse? Proviamo tutte a dirle. Guarda, no, ma sai perché te lo dico? Perché da una parte c'è un oggettivo è la parola troppo grossa, e vedo la possibilità, una seria possibilità che si impongano delle leadership di tipo superficiale, un po' populista. C'è un film comico americano che è venuto fuori qualche anno fa che si chiamava Idiocracy e raccontava in maniera molto molto divertente e molto ironica di come si fosse nel futuro trasformata la società sempre più superficiale e appunto populista e un po' raffazzonata. E addirittura il presidente degli Stati Uniti era diventato un lottatore, un ex lottatore di wrestling, tanto per dirne una. Okay. Quindi io noto che potrebbe esserci una specie di ricerca di persone che stanno al comando, quindi adesso ho parlato di politica, ma potrebbe essere anche delle aziende, che siano più brave a raccontarla rispetto a quanto siano brave a fare. E questo è una possibilità, perché in tempi confusi, in cui non capisci bene da che parte si vada, trovare qualcuno che ti dica: guarda, ascolta me, c'ho io la soluzione, non vedi, è bianco e nero, vieni di qua, qui è bianco, lì è nero, è semplice. È una cosa che è sempre successa con l'umanità, nei periodi bui è facile che qualcuno più scaltro di altri, raccontandoti una versione semplificata ed edulcorata della realtà, riesca a farsi seguire. E questo è quello, è una possibilità, anzi, è plausibile, forse non è probabile, però è plausibile. Detto questo, che è uno scenario, ma non è l'unico naturalmente, dall'altra parte lo scenario completamente opposto, in cui io ho molta fede e che mi sembra altrettanto plausibile, sia quello di leadership molto più concrete e illuminate, che invece assommino come una specie di evoluzione, perché non è che prima andava tutto male e basta. Prima era un modo di fare un mondo che adesso si è accorto di tanti altri aspetti, da quelli ambientali a quelli sociali, ma dico ambientali, anche qui non è per dare una patina di verde, ma ci si accorge che un mondo più pulito è oggettivamente possibile. Sociale, ci si accorge che quando tu tolleri troppe disuguaglianze sociali, prima o dopo chi sta male fa star male anche chi sta bene. E quindi comprendi, non è una questione morale, è proprio una questione anche di utilità. Quindi io immagino, il tema della salute e della differenza di potenziale economico, come anche le chiusure e la non collaborazione fra enti, ti accorgi in questo momento come sia assolutamente disgregante e poi alla fine crea un problema per tutti. Quindi, per rispondere alla tua domanda, tirato via quell'incipit che ho fatto, che ho una possibilità, però io mi auguro, e le vedo già all'orizzonte, della leadership invece, proprio al contrario, molto più pragmatiche e equilibrate e anche ecologiche, nel senso che oggettivamente tengano in piedi che tengono i piedi in più parti. Tipicamente adesso mi vengono in mente esempi come le B Corp, no? Queste nuove forme di organizzazione aziendale che tengono conto non solamente del profitto, ma di un interesse maggiore per tutto l'ecosistema. Ecco, leadership che sappiano tenere in piedi tutto questo potrebbero essere, secondo me, delle leadership che si stanno stagliando all'orizzonte. In alcuni casi già le vedi. Il fatto stesso che moltissimi, anche nell'abbigliamento, marchi, ma non solo, si siano subito anche accorti di questa necessità di essere più omogenei ed ecologici con tutte le istanze, quelle ecologiche ma quelle sociali, quelle no, meno interessanti prima, quelle di sostenibilità, chiamiamole così con una parola sola, secondo me fa ben sperare. Questo, visto che tu hai citato quella leadership al gusto puffo, quella leadership al gusto puffo, il gusto puffo tu sai che è un gusto finto, non esiste in natura, no? Cioè ci sarà, che ne so, ci sarà il pistacchio, ci sarà il cioccolato, il cacao, la vaniglia, ma il gusto puffo non esiste. E sono quei gusti che lasciano il tempo che trovano perché ti danno un'insoddisfazione. Tu credi di aver comprato un gusto buono, invece è un po' di chimica buttata lì. Ecco, credo che quella leadership, di cui tra l'altro io vengo da quel mondo, io vengo dal mondo degli anni 80, 90, e ho cercato sempre di evolvere lì. Però c'è qualcuno che è rimasto vincolato a quel tipo di leadership e che, grazie anche a gente come voi, che è molto meno credulona e che è molto più sensibile alla,
oggettività delle cose potrebbe avere i giorni contati, almeno io ci spero perlomeno. Bene, bellissimo spunto e condivido tante cose che hai detto, ma abbiamo parlato anche di leadership, ti faccio un po' la domanda un po' legata anche a chi deve seguire i leader, no? Quindi parliamo anche di altre persone. E quindi questi leader pragmatici, nel caso parliamo un po' della parte più positiva del discorso fatto prima, quali sono un po' le basi, i nuovi comportamenti secondo te che in azienda, tutti, chiamiamo, possiamo dire dipendenti in azienda, agenzie, in tutti i vari contesti, devono un po' adottare dal tuo punto di vista, migliorativi per seguire i nuovi obiettivi, anche perché sicuramente ci siamo un po' reinventati il lavoro su alcuni aspetti, reinventati il modo di lavorare, basta pensare che siamo tutti lavorando da casa, darci. Ma sai, io ho una cosa che ha a che fare con tutto quello che ho scritto fino adesso, e che è quello della responsabilità individuale. La mia sensazione è quella che, tra l'altro, questo periodo, chiamiamolo così, questo coronavirus time, abbia accelerato progressivamente la via verso la responsabilità individuale. E anche questo è interessante, perché l'antidoto alle leadership di tipo populista, così un po' da seguitevi, credete a me, sia da trovare nella responsabilità delle persone. Ma tu lo vedi, no? Adesso tu stai facendo questa cosa, per esempio, ed è una cosa di cui tu hai la piena responsabilità, hai organizzato tutto tu, non hai avuto bisogno di un capo che ti abbia schedulato le cose. Ok, Markets Academy è su base volontaria, ma anche nelle aziende, adesso che la gente è a casa, che fa telelavoro, comunque smart working, adesso dipende cosa fanno, comunque si ritrovano a dover organizzare il loro tempo e le loro energie su degli scheduling totalmente personali. Questo tu non riesci a farlo se non hai un grande senso di autodisciplina. E allora la sensazione mia è che anche una volta tornati, a parte che bisognerà vedere come si tornerà in azienda, le distanze di sicurezza, la socializzazione, come avverrà, e per un tempo abbastanza lungo sarà complesso. La vera regola avrà a che fare con la capacità dei singoli di autoregolarsi e di autogestirsi, perché saranno probabilmente sfilacciati i rapporti, diciamo così, quelli personali, quelli in cui sei un collega vicino e ti tieni d'occhio a vicenda, un capo vicino ti tiene d'occhio a vicenda. Quindi ci sarebbe molto da parlare sull'organizzazione aziendale, non ho dubbi, però per quello che è il nostro tempo a disposizione, io credo che sia lì da andare a parare. Questo momento ha spinto verso l'imprenditorialità personale. Non nel senso che tu debba necessariamente avere una partita IVA, ma ti devi comportare come una partita IVA. Perché alla fine, se tu sei a casa e io sono il tuo datore di lavoro, il tuo capo, francamente non ho nemmeno più la possibilità, ma nemmeno più la voglia di venire a controllare quando e come tu stai lavorando su questa cosa. E io quello che ti chiederò è che entro sera, o entro domani, o entro dopodomani, cose siano a posto. Naturalmente questo apre tutto quanto uno scenario enorme sui carichi di lavoro, le problematiche di ciascuno e via così. Però tu capisci che non c'è una possibilità di rimettere in piedi un'azienda sincronica come quella che c'era prima, così su due piedi. L'azienda sincronica è quella in cui tutti alle 8:30 siamo al posto di lavoro, tutti alle 6 di sera usciamo dal posto di lavoro e in quelle ore siamo insieme. Adesso tu sei al lavoro come quando, a seconda di come sei davanti alla tua scrivania. Io devo contare sulla responsabilità di Sara. E non credo che tutti quanti siano così ben disposti o così pronti a prendere in mano la vita da un punto di vista della responsabilità economica. E qui non lo dico con un giudizio. Dico solamente perché se le nuove regole del gioco sono importanti, sono i risultati, ecco che allora non è che ripeto, moralmente sia meglio o peggio. C'è una cosa che è utile e una cosa che non è utile. Chi è più disciplinato sarà più agile e abile a questa nuova realtà. Ti farei anche l'ultima domanda, se per te va bene, così poi magari passiamo alle domande della diretta. Certo, volentieri. Un po' così a bruciapelo, le tre abitudini che secondo te dovremmo, che si possono adottare facilmente, prendere anche da questo periodo, e per avere anche un impatto immediato poi nel proprio lavoro, ma anche nella propria vita. Quindi un po' tre tips così che ci puoi fornire. Così. Guarda,
Allora, beh, tre abitudini, abitudini non lo so, perché le abitudini sono una cosa delicata, nel senso che io continuo a leggere, no, di consigli in cui tutti quanti si sprecano a spiegarmi che abitudini dovrei avere. Poi però le abitudini si posano su una struttura psichica personale e le abitudini che vanno bene per Sara non è detto che siano quelle che vanno bene per Sebastiano. Adesso, al di là delle cose ragionevoli, no? Tipo quando sei a casa ragionevolmente ti nutri meglio di quando sei in giro, quando sei a casa puoi trovare mezz'ora per muoverti, quindi, ma non vorrei scadere nel banale, perché voglio dire di questa cosa qua, no? Piuttosto mi concentrerei in questo momento, visto il taglio di Marketers Academy, che ha a che fare comunque con l'essere operatori economici all'interno di una struttura di mercato. Io direi che se c'è qualcosa da portare a casa in questo momento, qualcosa che serve, è che mentre siamo a casa, molti di noi, io di sicuro, ma immagino molte delle persone tra l'altro che conosco, che vedo, che saluto, che sono così gentili da mettere in contatto, ecco, chiedersi, farsi delle domande intelligenti, tipo che bisogni nuovi stanno nascendo, come mai clienti o partner o fornitori che noi che abbiamo avuto ancora stanno in contatto con noi, cioè se c'è una prosecuzione di rapporto, la domanda giusta è perché stanno ancora in contatto con noi anche se i tempi stanno cambiando, perché lì dentro c'è probabilmente da frugare per tirare fuori una risposta. E poi il terzo punto è essere connessi, nel senso che adesso siamo alla ricerca di soluzioni nuove e le soluzioni sono l'accostamento di argomentazioni, dati, spunti esistenti, ma che vengono collegati in maniera inusuale, diversa dal solito. Ecco, però per collegarli devi averli. Quindi se c'è stato un momento in cui necessitavamo di mattoncini per costruire qualcosa, è esattamente questo. E per me questo terzo tema, quindi quali sono i nuovi bisogni? Come mai la gente che mi vuole ancora? Come mai? E avere tanti elementi costitutivi in questo momento non è una raccomandazione banale, perché l'inondazione, l'infodemia a cui siamo costretti, sentiamo voci di tutti i tipi, impongono, per poterli usare bene, di selezionare e di ascoltare solamente parte di tutta questa immensa valanga di cose. E quindi il vero lavoro è selezionare le fonti. Ce ne sono tante che possono darci un aiuto per creare queste connessioni. Ecco, essere connessi a fonti che riteniamo utili e scartare, perché non c'è il tempo né l'energia, tutte quante le altre. Credo che in questo momento si possano portare a casa questi tre spunti qui. Perlomeno io li sto mettendo al lavoro in maniera molto, molto pervicacemente, come si direbbe. Questi. Bene, grazie. Assolutamente. Ottimi consigli. Io la mia parte avrei finito le tre domande che volevo farti, però sono arrivate delle domande, quindi le leggo e le condivido anche qua sotto per gli altri. Ah, ecco, grazie mille. Ecco qui, come si fa la differenza in questo periodo? Bella questa domanda, è perché fa riferimento al mio primo libro che dopo ripubblicato dopo 15 anni di tante ristampe. Ma allora io ti posso rispondere in maniera, è una domanda di tipo generale, ti rispondo in maniera generale. Io credo che la differenza in questo periodo si faccia scordandoci un po' di più l'ego rispetto a quello che facevamo prima e dedicandoci di più un po' a tutta quanta l'altra marea di persone che ha aspettative da noi. Io non dico di diventare dei santi o dei martiri, però questo del fare attenzione all'angoscia e alle paure di quelli che stanno intorno a noi, secondo me ci fa fare la grande differenza, o quantomeno ci pone di fronte agli altri con una statura diversa che magari delle volte non si aspettavano. Credo che sia un po' il tempo di essere epici nel nostro comportamento, senza retorica, però essere persone che in mezzo a questo casino stanno in piedi guardando in faccia le cose con serietà. Certo. Ottimo spunto. Sta arrivando un sacco di domande, te ne posto un'altra. Si è parlato di diritto alla connessione internet. Cosa ne pensi? Beh, sai, quello di cui ho letto anch'io, cioè che internet diventi un diritto, mi sembra che in uno stato moderno sia un'assoluta verità, nel senso che è un po' come il trasporto pubblico, no? Nel senso che
per carità, che tutti abbiano un'automobile può essere un problema, ma che ci sia la possibilità di spostarsi con dei trasporti pubblici che in maniera da suddividere il costo tra tutta la cittadinanza è una cosa che riteniamo normale. Internet è la stessa identica cosa per quanto riguarda le informazioni. Se questo paese sta reggendo in questo momento è grazie a internet, quindi mi sembra una cosa, ma posso dirti, non so adesso chi abbia fatto questo intelligente spunto, però è una cosa strano che ci si parli ancora di questa cosa qui. È una cosa in cui alcuni paesi baltici sono già arrivati, perlomeno uno. Tempo, mi sembra gente, è strano doverne parlare ancora. Vedrai che adesso, alla luce di quello che è successo durante questo periodo, diventerà una cosa che tutti quanti i governi vorranno per forza di cose portare a casa. Non ti sentiamo più di nuovo. Sì. Vabbè, ragazzi, intanto vi parlo io. Chissà, ma tu, Sara, ci senti? Tu mi fai la domanda, sì, fammela apparire sotto e io rispondo. Che cosa potrebbe imparare la politica dalla leadership aziendale in questi momenti? Marco Vecchiato, wow, Marco è una domanda bella tosta questa, perché a parte che mi trascini a parlare di tematiche politiche dal quale in questo momento sto cercando di stare lontano, perché chiaramente è un vespaio. Però sai, la leadership politica, non so se avete visto qualche sera fa l'intervento che ha fatto Renzo Rosso di OTB, e che io naturalmente con cui ho lavorato per tanto tempo, e quale fosse stato anche la frizione e il distacco con la politica, no? Io credo che la leadership aziendale in questo momento possa dare come spunto quello dell'essere concreti sulle regole e rispetto della democrazia, che rende i processi estremamente lunghi, mentre magari in azienda, la leadership aziendale molto spesso taglia gli angoli e arriva direttamente alla fine. Però, ripeto, per rispondere alla domanda, credo che ci possa essere una via di mezzo, nel senso che la politica lasciata senza una spinta e una propulsione di tipo aziendale diventa davvero un gioco in cui, soprattutto la democrazia naturalmente per come è strutturata, diventa un gioco in cui non si riesce mai ad arrivare alla fine di nessuna cosa, e questo naturalmente poi tende a stressare i cittadini. Credo che un giusto mezzo fra i due sia la cosa migliore. Hai un'altra domanda, Sara? Io non so se Sara mi sente. No, non mi senti. Però tu mi fai la domanda. Perfetto. Alternative da dove partire e come muoversi. Ah, ciao Dani Tognolo, ciao Dani. Alternative. Allora ragazzi, io ho scritto un libro su questa storia qui che si chiama Alternative. Ne parlo praticamente ogni giorno con un sacco di ospiti nella mia community su Facebook, quelli che fanno la grande differenza. Anzi, vi invito stasera, alle 21 avremo Giovanni Costa, se vi fa piacere cercate su Facebook quelli che fanno la grande differenza, chiedete di entrare, scrivete marketers, così so che siete voi, e mi fa solo piacere. E ne continuiamo a parlare in tutti quanti questi casi. Le alternative io comincerei a costruirle da quelle connessioni che citavo prima, Danny, nel senso che in questo momento è difficile pensare a delle alternative precotte, precostituite, mentre nel mondo che c'era prima, tutto sommato, uno poteva, che ne so, lavorare in azienda come ragioniere, ma intanto accarezzare l'idea di fare l'insegnante di judo o il DJ, e questo come alternativa, intanto da costruire, poteva anche stare in piedi. Attualmente questo è molto più complicato, perché non sai nemmeno se puoi avere una palestra di judo, perché non sai nemmeno se ci sarà la gente che viene ad ascoltare un DJ. Quindi in questo momento probabilmente la costruzione di alternative, il massimo che puoi fare è a collezionare tantissime informazioni e collegamenti con le persone, cioè conoscere tanta gente di valore, assumere tante informazioni di valore e gradualmente, giorno dopo giorno, continuare a vedere se poterle mettere insieme. Poi qui il tentativo sarà quello di fare test brevi, questo lo insegnano da sempre al marketing, fare test nei corsi di marketing, fare test veloci che costino poco, vedere se c'è un senso in quello che si vuole fare
e se c'è, continuare, altrimenti tirarsi subito via e riprovare con una soluzione. I tempi fluidi non permettono di diciamo così, sapete, c'è chi gioca a scala 40 e chiude con tutte le carte in mano, cioè aspetta a fare su tutti quanti i semi e poi mette giù tutte le scale e poi mette giù. Ecco, questo non è il tempo, perché può essere troppo pericoloso aspettare troppo a testare le nostre ipotesi. Spero di averti risposto, Danny. Sara, sei fantastico, è fantastico? No, tu ci dai le domande. Vediamo se ce ne sono ancora. Ah, ok, grazie a tutti e grazie sempre. Scusate per i problemi tecnici, la prossima settimana. Ok, Sara, vabbè, saluto io per tutti quanti. E saluto anche Robert, che l'ho visto adesso. Ciao Robert, ciao. E saluto tutte quante le persone che sono collegate a nome di Sara, giusto Sara? A nome di Marketers Academy. Grazie, arrivederci. Ciao ragazzi, ciao ciao.